Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. In questo nuovo video mostrerò come decorare delle pareti applicando istinto con lavorazione pietra spaccata. Quindi se siete interessati guardate tutto il video nel quale mostrerò tutte le fasi di lavorazione dandovi anche consigli su come ottenere un buon risultato finale. Si inizia con il primus naturale che sarà il fondo aggrappante per istinto e va dato assoluto senza diluirlo. Con rullo a pelo raso si applica alle pareti e in questa fase non è importante se si vedono rullate o riprese di lavorazione, l'importante è non tralasciare nessun punto. Il suo unico scopo è quello di rendere la parete altamente ruvida e uniformare l'assorbimento. Consiglio sempre di mettere il solito nastro carta della larghezza che desiderate per lasciare uno stacco tra parete e soffitto e dopo aver passato il primus su tutte le pareti da lavorare, ad asciugatura completata che di solito nel giro di 24 ore poi può variare a seconda della stagione e dell'umidità relativa dell'aria, si può iniziare l'applicazione di istinto. È un composto di calce, polveri di marmo di diversa granulometria e minerali naturali. Viene applicato con apposita spatola. La parte dentata servirà per stendere la giusta quantità di prodotto che mediamente va dai 1,5 ai 2 kg per metro quadro, mentre la parte liscia servirà per lisciare il prodotto appena steso. Sarà necessario anche un tampone prato come questo per realizzare le venature. Si procede sempre lavorando una parete alla volta, partendo dalla parte alta di sinistra, applicando il prodotto con la parte della spatola dentata. Dopo circa 1 metro quadro si spiana il materiale con la parte liscia, sempre diagonalmente alla parete. Poi vi spiegherò il perché lavorare con questo tipo di geometria. Si procede man mano avanti, sempre allo stesso modo, anche per la parte bassa. Nel frattempo che lavoreremo la parte bassa, quella alta sarà pronta per essere picchiettata con il tampone prato per realizzare la venatura. Bisognerà essere veloci perché se si asciuga troppo non si riuscirà più a picchiettare il materiale nel modo giusto e dare profondità alla venatura. Con il disegno già in mente di quello che si vuole realizzare sulla parete, si cominciano a delineare i vari profili, picchiettando e scorrendo il tampone sul prodotto con le parti perimetrali. Usando poi l'interno del tampone stesso per realizzare la parte piena. Consiglio di lavare l'attrezzo non appena notate riempirsi di prodotto e poi continuare. Una volta completata la venatura, si procede applicando altro materiale e si va avanti.
anche se rimangono segni di denti o spatolate, non ha alcuna importanza in questa fase. Si riprende a picchiettare per continuare la venatura da dove eravamo interrotto e, come si può vedere, le interruzioni tra una fase e l'altra dell'applicazione devono essere sempre fatte in diagonale, in modo tale che quando andremo a riprendere l'applicazione l'eventuale giuntura di sormonto sarà poi nascosta dalla venatura e non apparirà più quindi come difetto di lavorazione, ma darà risalto alle varie venature. Consiglio anche di tanto in tanto di guardare da lontano come vi sembra il disegno che state effettuando e cercando di non farlo troppo ripetitivo, ma il più variato possibile, e poi seguendo il vostro istinto appunto sarete guidati automaticamente in una realizzazione che più vi soddisfa. Nel momento in cui notiamo che le creste delle venature iniziano ad appassire ed asciugare, con la parte liscia della spatola ben pulita andremo ad abbassarle carezzandole delicatamente in questo modo. Se si aspetta troppo tempo per questa operazione non si schiacceranno più e al contrario invece se si fa troppo presto andremo a richiudere tutta la lavorazione della venatura. Di tanto in tanto si testa con la mano e se non appiccica il materiale è il momento giusto di lisciarlo. Mentre la parte ancora non lavorabile la si lascia asciugare ulteriormente, sempre tenendola sotto controllo, e appena possibile la lisceremo. Per quanto poi riguarda le zone lisce, queste vanno compattate con le parti lisci della spatola. Anche qui bisogna regolarsi e procedere sempre nel momento giusto, non troppo secco e non troppo fresco. Vanno schiacciate fino ad ottenere il grado di lisciatura e antichizzazione desiderato. Nel momento in cui la parte lavorata inizierà ad asciugare ulteriormente e non strapparsi più al passaggio della spatola, si può passare alla fase di lucidatura del tutto. Sempre con la parte liscia della spatola e ben pulita e applicando parecchia forza, inumidendo senza esagerare la zona da lavorare con uno spruzzino, e procediamo sempre a passate diagonali seguendo il verso della lavorazione della venatura. Una volta ottenuto un risultato come questo, abbiamo terminato la laboriosa fase di applicazione del prodotto. Si attende la sua completa essiccazione, che varia ovviamente in base alla temperatura, all'umidità relativa e alla reazione della stanza, e si passa alla fase di colorazione. Con una semplice spugna per lavaggio auto si dà una prima mano di Gioia 2000 diluito al 30% con acqua, in quanto istinto ha un grande assorbimento, e successivamente si dà una seconda mano di Gioia 2000 puro. Anche in questo caso i movimenti dovranno sempre seguire la vena,
mentre gli stacchi e le riprese della colorazione dovranno essere sempre fatti sulla venatura. Quando si fa la parte bassa, vi consiglio sempre di stare attenti se qualche goccia va a finire sulla parte sottostante, e in quel caso va subito rimosso con spugna umida, altrimenti andrà in assorbenza e si potrebbero notare eccessi di colorazione. Si procede man mano avanti lungo la parete e l'importante, lo ripeto ancora una volta, è quello di eseguire la colorazione eseguendo il movimento lungo le venature. Terminata la fase di colorazione base con Gioia 2000, si procede con la colorazione delle venature. Sempre con spugna si passa alla tonalità di colore scelto andando a riempire tutte le venature. In questo caso è stato scelto un Gioia 4NB. Sempre diluito al 30% con acqua. Con un'altra spugna pulita e immediatamente si va a rimuovere l'eccesso di colore dalla venatura, andandolo a sfumare nelle zone lisce e lasciandolo solo nei buchi delle venature stesse, sempre tirando nel verso della venatura. Completata anche la fase di colorazione nel modo che più vi aggrada, il tutto non rimane che proteggerlo con vetro. Io preferisco e consiglio quello opaco. Questo va applicato puro, in quanto la parete ormai non sarà più assorbente grazie all'applicazione di Gioia. Sempre con una spugna e andiamo a cospargere abbondantemente, seguendo sempre la venatura, e andiamo a passare senza tralasciare parti. E per facilitare la visione metteremo un faro a contrasto radente la parete. Questo, una volta asciutto, renderà le pareti completamente resistenti a sporco e unto, lavabile allo stesso tempo e traspirante.
Questo è il risultato finale, una decorazione dall'effetto metallico che varierà la sua cromaticità a secondo della provenienza della luce. Ed anche per questo video è tutto, e se non sei ancora iscritto al canale ti invito a farlo, lasciare un like e commentare qui sotto, condividerlo ed attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che pubblicherò. Tutto questo per voi è gratuito e per me è di grande aiuto per la crescita del canale e la creazione di nuovi contenuti. Un saluto da Frank, ciao e alla prossima!